Eccoci qua, benvenuti. Siamo qui per questa conferenza stampa indetta per il nostro evento, il concerto teatrale del 1º maggio e non solo, anche del Question Time. Volevo ringraziare in primis i sostenitori di questa iniziativa. Sento dei problemi di ritorno di audio. Ok, perfetto, adesso ci sono. Scusate, siamo qui, insomma, stiamo risolvendo queste bagarre tecniche. Allora, volevo ringraziare innanzitutto i sostenitori di questa iniziativa che sono stati fondamentali. Cesare Spanò, Michele Affidato, Elisabetta Brittelli, Nicola Bilotta e Antonio Arcuri. Senza di loro non saremmo riusciti a realizzare questa seconda edizione di questo evento nel migliore, dei modi. Quindi un grazie in partenza va a tutti loro che non possono essere qui oggi per impegni, lavorativi. Ovviamente, essendo lunedì di prima mattina, sono insomma tutte persone insomma, impegnate lavorativamente parlando, ma vi porgono i loro saluti. Il concerto teatrale del 1º maggio, questa seconda edizione, è una voglia di fare resistenza culturale. Noi lo scorso anno lo abbiamo organizzato in 5 giorni e quest'anno abbiamo deciso invece di investirci. Abbiamo iniziato a prepararlo da novembre e abbiamo intenzione di farlo diventare una realtà, un vero e proprio festival, piano piano nel corso dei prossimi anni, che faremo poi in presenza, ovviamente, perché si ritornerà a fare le cose in presenza, proprio a Rocca Bernarda, questa comunità dove noi operiamo principalmente. Ora, prima di questo evento, abbiamo preparato anche dei pre-eventi che sono andati benissimo e qualcosa sta per iniziare proprio oggi. Questi preventi sono stati il concorso letterario in memoria della signora Maria Zumpano, questo simbolo di cultura di Rocca Bernarda che è venuta a mancare a causa del Covid, e oggi debutta un esperimento del laboratorio teatrale di Guitti senza carrozzone. Perché dico esperimento? Perché quest'anno il laboratorio teatrale non ha potuto avere luogo, perché per forza di cose, allora abbiamo creato un alternativo laboratorio teatrale che ha portato alla realizzazione di una sorta di web series, un esperimento di laboratorio teatrale e assolutamente andrà, anzi ringraziamo RT Calabria che ha voluto sostenere questa iniziativa e da oggi lo troverete tutti i pomeriggi fino al 30 su RT dalle ore 15 e poi sui nostri canali social, curato dai ragazzi del laboratorio teatrale che hanno sperimentato sicuramente un nuovo linguaggio e un modo alternativo di continuare il loro percorso di laboratorio teatrale. Ma poi qui ci torniamo magari più tardi, magari con domande annesse. Parliamo invece del concerto teatrale del 1º maggio. Che cos'è? È una sorta di manifesto di resistenza culturale che invade la pagina Facebook di Guitti senza carrozzone, quindi il mondo dei social, per più di 14 ore. Un'impresa veramente titanica. Tanti artisti che hanno realizzato dei contributi artistici verranno caricati su questa pagina a distanza di una mezz'oretta l'uno dall'altro. Ci sono anche dei casi di 15-20 minuti l'uno dall'altro, proprio come se fosse un vero e proprio concerto, una scaletta di emozioni, di esibizioni. In questa scaletta troverete riflessioni, performance artistiche, omaggi. Insomma, è veramente un'armonia di emozioni che ci fa ricordare quanto l'arte sia indispensabile per il genere umano. E quindi questo evento vuole, come lo scorso anno, sottolineare l'indispensabilità dell'arte, che più che mai ne abbiamo bisogno tutti quanti. Ora vi do la giornata, quindi sarà impostata in questa misura, diciamo. Allora, questo Question Time, questa web series, che è un esperimento tra TG satirico di informazione proprio inerente al 1º maggio, che accompagnerà fino al primo.
Il 1º maggio, durante la mattinata, ci sarà una sorta di anteprima curata dai ragazzi dell'associazione. In questa anteprima voi vedrete del backstage di questo diciamo, esperimento. Seguirà poi un incontro che i ragazzi hanno avuto con Gino De Luca, attore partenopeo di grande fama, tra i più giovani, tra i più bravi macchiettisti che ci sono nel nostro paese, e a seguire il premio Antonio Pugliese. Il premio Antonio Pugliese quest'anno abbiamo deciso di realizzare dei premi a figure speciali. Antonio Pugliese è stato un grande medico, un medico dell'anima. È venuto a mancare anche lui a causa del Covid, una persona che dava tutto se stesso alla comunità. E per questo abbiamo deciso di istituire questo premio che consegneremo ogni anno a tutte quelle persone che si dedicano anima e corpo alla comunità. Questo premio è stato realizzato dal maestro orafo Michele Affidato e verrà consegnato a proprio questo primo premio proprio a lui, al dottore, che mai avuto, non ha mai avuto diciamo, dei riconoscimenti giusti per il lavoro che ha fatto. Quindi abbiamo deciso che questo primo premio Antonio Pugliese deve andare a lui e lo ritirerà simbolicamente la famiglia del dottor Pugliese. E poi speriamo nei prossimi anni appunto, di poterlo consegnare a quelle persone che fanno grande il senso di comunità. Seguirà poi a grande richiesta il corto dello scorso anno di Dino Lopardo, Nessuno Escluso, dedicato proprio ai medici che combattono in prima linea il Covid. A distanza di un anno è stato un video che ha avuto un grande successo l'anno scorso e abbiamo deciso di riproporlo proprio a distanza di tempo per farci vedere un po' anche come esperimento, vedere cosa è cambiato e come siamo cambiati noi a distanza di questo anno di pandemia. Finita questa mattinata, alle 12:30 parte il concerto. Io non vi darò gli orari ancora degli artisti perché sono in via di definizione, proprio per creare una scaletta armonica. Vi dico però chi sono i protagonisti quest'anno di questa seconda edizione. Sono veramente tantissimi, quest'anno superiamo i 23 artisti, oltre una ventina di video. Quindi 14 ore di intrattenimento culturale. Quest'anno veramente abbiamo esagerato, se vogliamo. Siamo stati un po' abbiamo esagerato, sì, lo devo dire. Allora, gli artisti che partecipano sono Isa Danieli, regina del teatro, che farà un intervento dove ci ricorderà l'importanza di quel luogo dove tutto è possibile, che è il teatro. I fratelli Ferraiolo non possono mancare. Giorgio Rossi, danzatore straordinario, giovani promesse del teatro romano, affermatissime, Agnese Fallongo, Matteo Cirillo, Antonella Morea e Patrizia Spinosi, Antonio Tallura, che leggerà la poesia Mia, la poesia che ha vinto il concorso letterario Maria Zumparo. E ancora abbiamo un angolo di poesia che vede protagonista Lucia Poli, altra signora del teatro, con un omaggio a Stefano Benni. Seguono tre giovanissimi attori bravissimi, Elena Gigliotti, Dario Aita e Claudia Natale, con delle poesie veramente struggenti e significative. Monio Vadia, al quale andrà il premio Fabio Bernardi, appunto un altro premio che abbiamo deciso di ricordare un nostro amico, un amico fraterno, un artista straordinario che è venuto a mancare prematuramente pure lui qualche anno fa, e con questo premio vogliamo mantenere viva la sua memoria e il suo senso di arte messo a disposizione del prossimo, quindi il vero senso nobile dell'arte. E abbiamo dato questo primo premio a Monio Vadia, che rappresenta proprio questo, ed era anche tra gli idoli del buon Fabio Bernardi. Ancora Giulia Grandinetti che presenterà il suo film, Alice il Paese che si meraviglia, film che è un progetto indipendente che è riuscito a sbarcare su Amazon Prime, ci racconterà tutto un percorso e qualche anteprima di questo film. Poi un po' di risata, perché ci vuole anche un po' di sana risata con Marco Messeri e il suo scherzo poetico. Io e il buon Nicodemo Bilotta con un estratto dello spettacolo Riderete anche stasera. È una ninna nanna tarantellata di Cicco Cuzzocrea, fantasista straordinario. E poi ci saranno degli omaggi. Gli
In questo concerto ci saranno degli omaggi, un omaggio fortemente voluto, quello al maestro Gigi Proietti, al quale mi lega un piccolo fil rouge, e a farlo ci sarà Marco Simeoli, amico, allievo di vecchia data, compagno di scena da sempre del buon Gigi Proietti, e Teo Guarini, un ragazzo invece giovane che è cresciuto a Pane e Proietti. Quindi questo incontro di queste due generazioni unite dall'amore per il maestro Proietti. Poi ancora Mario Incudine, performance straordinario, farà un omaggio, questo non ve lo dico, è a sorpresa, un omaggio a Ennio Morricone fatto da Viviana e Serena, questo duo napoletano, ragazze bravissime, che sicuramente conoscete perché hanno realizzato la versione dei Queen, di un pezzo dei Queen in napoletano, sono state straviste su tutti i social, sono con noi. Un omaggio a Marco Sciaccaluga, un regista per bene, un uomo per bene di teatro fatto dall'attore doppiatore Ugo Maria Morosi, e infine un omaggio a Charlie Chaplin per conto del maestro Lello Arena. E chiuderà il concerto Sergio Basile con un monologo inedito realizzato per noi, il Teatro alla Raucedine, e subito dopo ci sarà un dopoteatro con Sergio Basile, Monio Vadia e Approdi, lavoratrici e lavoratori dello spettacolo e della cultura in Calabria. Apriremo una finestra sulla situazione che stiamo vivendo e in cui verte il settore artistico. E poi ci spostiamo tutti, perché non finisce qui, perché poi dalle 22:30 in poi ci spostiamo tutti sulla pagina di Crotone Informa, dove ci sarà un dopo concerto con tutti i ragazzi dell'Associazione Culturale Guitti Senza Carrozzone e Gino De Luca. Quindi come vedete, un cartellone ricco di artisti, ci sono anche dei possibili fuori programma, qualcuno che arriverà all'ultimo minuto, ma non lo diciamo perché ancora ovviamente non è niente certo. Ci tengo a dire che questi contributi sono una buona parte realizzati esclusivamente per questo concerto, una piccola parte invece sono video editi che gli stessi artisti hanno concesso. Tengo a dire che la maggior parte, quasi tutti questi artisti, ha voluto donare il loro piccolo gettone che avevamo stabilito per la loro collaborazione agli artisti in difficoltà in questo momento. Quindi tuttora mi commuove la generosità di questi artisti, proprio dell'essere artista. Di questo ne andiamo assolutamente fieri, che questo manifesto di esistenza culturale possa portare anche sollievo agli artisti che nettamente sono in difficoltà. Ultima cosa, poi se ci sono delle domande io chiudo il mio intervento. Voglio dire che quest'anno questo concerto è dedicato interamente a Milva, un'artista straordinaria, forse l'artista più grande che abbiamo avuto in questo paese e nel mondo. Un artista con la capacità di cantare in 9 lingue, un artista che ha saputo raccontare Bertolt Brecht come pochi, un artista che ha saputo portare la poesia e la delicatezza di Alda Merini nel mondo, un artista straordinario che quando entrava sul palco si trasformava, potente. Noi abbiamo questo vizio di dimenticare questi artisti straordinari che ci invidiano in tutto il mondo e invito i ragazzi ad andare a frequentare, ad andarsi ad arricchire di chi era Milva e della potenza di questo gigante del palcoscenico che abbiamo perso. Quindi quest'anno non siamo riusciti ovviamente a rendere un omaggio doveroso. Per questo dedichiamo il concerto. Il prossimo anno ci promettiamo assolutamente, già ve lo dico, di realizzare un omaggio come si deve per questa artista immensa. Ora, se ci sono domande, io il mio intervento insomma, abbiamo lanciato la bomba, insomma, ecco. Sì, grazie. Mi viene immediatamente da fare una considerazione su Milva, me la concederà, morta il giorno prima della festa per la liberazione, lei che aveva riportato e portato nella televisione in bianco e nero ancora, un'interpretazione incredibile
soprattutto per quei tempi, di un rifacimento di Bella Ciao estremamente potente. Ecco, no, mi scuserà Vincenzo Leto per questa specificazione, però che mi sembrava quasi doverosa. Vincenzo Leto, che poi fra l'altro a 30 anni non ancora compiuti, ha un curriculum già da paura: Sergio Basile, Gigi Proietti, Ugo Pagliai, Michele Placido, Geppi Iglesias, Paolo e Vittorio Taviani, Lello Arena, Marco Messeri, Mono Vadia, Baro Piccardi, ecco, giusto per nominare i più importanti, e ce ne sarebbero tantissimi. Eppure nei suoi curricula, caro dottor Leto, ama sottolineare di aver fatto il burattinaio presso il Teatro Nazionale dei Burattini dei Fratelli Ferraiolo, piuttosto che altri terroni come Lindo Nudo, Gaspare Masuto e i Fratelli Gallo. Quanto è figlia di questi prestigiosi nomi, e quanto invece dei terroni l'esperienza di Guitti senza carrozzone? Quanto il question time, da così promozionato non solo dalla vostra pagina ma anche dai colleghi di RT e da noi in maniera diciamo molto umile, si può sottolineare l'anima di questo secondo primo maggio, che forse comincia a tracciare un confine fra laboratorio e possibile compagnia teatrale? Allora, ti rispondo, la domanda è molto interessante, ti ringrazio. Sì, questi nomi che fanno un po' tremare, io però tengo a sottolineare che io ho fatto l'animatore, nel senso che io mi sento e sono un garzone, un ciabattino del teatro. Questa, diciamo che è stata un po', e continua ad essere, penso, la mia cifra in tutto quello che faccio, in tutto quello che mi applico a fare. Lo faccio con la stessa energia e con la stessa professionalità, che è il Teatro Quirino, che è l'oratorio di Rocca Bernarda. Non c'è differenza, la mia attitudine è la stessa. Non in quello io non so se è un pregio o un difetto, ma comunque non riesco a distaccare insomma, il mio essere da in questo. Il Guitti senza carrozzone, innanzitutto, cos'è? È un laboratorio teatrale, perché nasce come laboratorio teatrale, però non è un laboratorio teatrale, come posso dire, mirato a fare lo spettacolo, come fanno un po' in tanti, no? Il teatro amatoriale, si prende un copione, si fa uno spettacolo e ciao. Assolutamente questo a noi non ci interessa, come non ci interessa forgiare attori, o non ci interessa, assolutamente questo è un discorso che non ci interessa. Il nostro laboratorio teatrale è una palestra dell'anima, dove è un continuo esercizio con se stessi. Poi viene tutto il resto, vengono gli spettacoli, vengono i progetti che nascono al di fuori di tutto questo, però rimane interamente un laboratorio teatrale, una palestra dell'anima. La differenza qual è? Che viene fatto con professionalità, nel senso che i ragazzi si interfacciano con me, che faccio questo come professionista, ma non solo. Ricordiamoci che hanno fatto un laboratorio con Lello Arena e altri incontri quest'anno importantissimi con grandi artisti, ma non solo del teatro, anche gli operai del teatro hanno incontrato compositori e altre figure, doppiatori, altre figure, altre maestranze di questo mondo artistico. E quindi Guitti senza carrozzone che cos'è? È un laboratorio fatto con una professionalità enorme per persone che vogliono approcciare al teatro non per un ego o per mettere in scena uno spettacolo, per forgiare attori o fare una scuola di teatro, perché le scuole di teatro ce ne sono pure troppe, anche inutili e imbarazzanti. Questo a noi non ci interessa. A noi ci interessa quello di lavorare sull'anima di queste persone. E il question time nasce perché quest'anno il laboratorio teatrale non si è potuto svolgere. E non è che è una cosa che si può fare così con Zoom per tutto, cioè si può
trasformare. Io con tutti i colleghi che stanno facendo laboratorio teatrale, tutti mi hanno detto: Vince, noi abbiamo dovuto ricalibrarci. Chi ha fatto un laboratorio di poesia, chi ha fatto un laboratorio di drammaturgia, cioè si è un po' persa quella che era il laboratorio teatrale. Allora anche io ho deciso di reinventare, e con questo esperimento dove i ragazzi si sono ripresi, hanno studiato, hanno questi personaggi, sono inventati dei personaggi tra l'altro molto bizzarri, ma non solo, questo esperimento coinvolge anche persone che non hanno mai fatto un laboratorio teatrale e che quindi questa è la prova che il teatro è accessibile a tutti. A tutti. Un conto è la professione, un conto invece è questo esercizio dell'anima che tutti siamo chiamati a fare con noi stessi, e non c'è miglior palestra che questa attività. Quindi in questo va scissa questa diciamo. Poi nel futuro prossimo, se Guitti vorrà piano piano anche fare una scuola di teatro, vorrà diventare una compagnia, questo non si esclude, perché poi il tempo trova sempre il finale giusto, come diceva Chaplin, quindi quello noi non lo escludiamo. Però in questo momento Guitti senza carrozzone vuole essere un centro culturale che possa fare molta aggregazione in un posto isolato come tutto il Marchesato Crotonese. Guitti mira a diventare un ponte che possa unire tutte le realtà bistrattate, maltrattate del Marchesato, tutti insieme, che possano cooperare, perché lì c'è veramente del deserto, ma lo dico perché l'ho toccato con mano. E sapere che una operazione come questa, in questo momento dove tutti sono fermi, che Guitti, un'associazione che opera principalmente a Rocca Bernarda, possa portare un evento così importante nonostante da fermi, beh, questo è importantissimo. È molto importante. Speriamo che il prossimo anno noi questi artisti li dobbiamo traghettare verso il Marchesato. E perché allora è così che si cresce, creando dei ponti. Allora il nostro scopo è palestra dell'anima e creare un certo di aggregazione culturale e artistico nel Marchesato che soffre e ne ha bisogno. Poi piano piano penseremo a tutto il resto. Ad esempio nel laboratorio c'è un ragazzo, Nicodemo Bilotta, che è anche il vicepresidente dell'associazione, che è un ragazzo che è entrato a fare questo esercizio dell'anima e ha scoperto di avere una propensione che poteva diventare una realtà lavorativa la sua, cioè tanto che era portato. Allora in questo laboratorio siamo riusciti a far scoprire a questo ragazzo che questo suo sentire poteva diventare la sua passione, anche un lavoro che può intraprendere, come infatti ha debuttato con me in uno spettacolo, e piano piano questo laboratorio lo sta facendo crescere. Ma questo non esclude pure di poter aiutare la casalinga che ha bisogno di staccare dalla realtà, dalla famiglia, e con noi lo può fare, perché in questa ora si prende l'ora per se stessa. E quindi per questo dico, è un lavoro universale. Io sono stato un po' lungo nella risposta, quindi chiedo scusa, però ci tenevo a chiarire bene, perché magari non tutti conoscono realmente questa realtà. No, siamo qui per ascoltare innanzitutto. E viene in mente, a proposito di Palestra dell'Anima, una citazione di Alvaro Piccardi, no? Come l'attore e un artista appunto delle emozioni con la voce e con il corpo. E quando gli chiedevano quale fosse la perfezione dell'attore, lui rispondeva secco: la sua naturalezza. Ecco, mi viene da chiedere oggi a un professionista che è anche cittadino e che quindi vede che nelle istituzioni, così come nella società, imperversa la naturalezza della menzogna, no? È il periodo. Qual è oggi allora il compito del teatro? Beh, innanzitutto tu hai menzionato una persona a me molto cara, al quale mando un abbraccio, perché Alvaro per me è stato un grande maestro. Adesso diciamo che non se la passa benissimo, quindi mi dai occasione per poterlo salutare e abbracciare. Oggi il teatro ha lo scopo, cioè il teatro è quel momento in cui noi abbiamo la possibilità di scavare veramente a fondo, cioè di scoprire anche i nostri orrori, cioè il continuo metterci non solo allo specchio, ma anche la possibilità di poterci toccare, conoscere. È appunto, come dicevo, un'esigenza dell'anima il potersi proprio rivedere in quello. E tu a teatro puoi rappresentare qualsiasi cosa. Isa Daniele dice: il teatro è l'unico posto dove tutto è possibile, ed è vero, perché tu puoi rappresentare qualsiasi cosa a teatro, qualsiasi,
che può veramente arrivare a scavare fino in fondo a te, spettatore, e a svegliarti qualcosa. Albertazzi diceva sempre: c'è un primo spettacolo, un secondo spettacolo e un terzo spettacolo. Il secondo spettacolo è durante l'estraniamento. Cioè, durante lo spettacolo, quel senso di estraniamento che uno spettatore con un buon ascolto riesce a fare durante lo spettacolo, quindi quell'estraniamento dove vai a ripescare qualcosa di tuo. E il terzo spettacolo è quello che, quando esci dalla sala del teatro, inizi a fare il tuo spettacolo, ad avere la tua visione. Quindi è vitale, di vitale importanza, è qualcosa, come posso dire, è come mangiare, è come bere. Cioè, il teatro ha questa necessità estrema. E Alvaro, tra le tante cose che gli piaceva contaminare, era un amante del dialetto. Anche Moniovadia, nell'incontro che ha fatto con i ragazzi, ha specificato l'importanza del dialetto e la ricchezza del dialetto, di quanto ci fanno sentire, hanno voluto per forza dire che esiste solo l'italiano, quando in realtà è una falsità, perché la ricchezza e la bellezza che riesce a dare il dialetto, e infatti nella Question Time vedrete una contaminazione dialettale non indifferente, e di quanto riesce a dare e a restituire quell'autenticità. Tant'è vero che Moni sta preparando un festival di teatro dialettale, sia nazionale, poi successivamente lo farà nazionale, europeo e poi mondiale. Farà questi tre step di tutti i dialetti del mondo. Quindi ecco, questo ci fa connotare che dove noi stiamo andando, questa contaminazione che noi stiamo facendo, ci fa sentire meno soli, perché se artisti come Moniovadia ribadiscono questo, noi ne siamo contenti, perché è quello che stiamo cercando di fare col Question Time e con tutto il lavoro che Guitti fino adesso ha fatto, di contaminare anche Shakespeare con il dialetto. Insomma, è questo. Con tutto l'affetto e il rispetto nei confronti di tutto il collettivo di Guitti Senza Carrozzone, lo sanno benissimo, li ringrazio per il grande spazio di visione culturale che hanno dato, hanno regalato a Crotone in Forma e per il tramite di Lello Arcuri, che è anima doppia, no? fra Guitti e Crotone in Forma. Mi piace sottolineare e farti una domanda diciamo più specifica su una delle fuoriclasse, no, del collettivo, che è Dorotea Licausi, che anche qui saluto. Quanto, ecco, Dorotea può lavorare, per esempio, dal punto di vista dialettale a quello che può essere un omaggio? Ci dai qualche flash, no? Poi magari non sarà realizzato, però proprio per cercare di dare un tono, diciamo, quasi di laboratorio anche a questa conferenza stampa. Ci dai qualche immagine su cui una cantautrice eccezionale ed eccezionalmente calabrese come Dorotea Licausi può bere di due flash su Milva, su quello che può essere un concetto di incontro fra teatro, canzone, fra la forza, no? Di un personaggio così fragile che, come hai detto tu, poi quando saliva sul palco diventava una leonessa, altro che pantera, cioè un coacervo di animali bellissimo, come solo le donne sono capaci di fare. Allora, grazie che mi hai permesso di dire che c'è anche Dorotea Licausi nel concerto, perché non l'avevo citata, scritta, ma non l'avevo citata, quindi mi dai la possibilità di correggere questo tiro e ti ringrazio. Dorotea è una cantautrice e una pittrice straordinaria, anche lei attua questa sperimentazione, infatti presenterà nel concerto un suo inedito in lingua, in dialetto cutrese, se non sbaglio. Adesso non vorrei dire qualcosa che non è vera, poi magari vi darò conferma, chiederò, e presenterà questo suo inedito con un bravissimo musicista. Dorotea è una grande risorsa. Ecco,
Qua torniamo a dire, ecco, Dorotea non è nel concerto teatrale perché fa il laboratorio teatrale con noi. Dorotea è in questo lavoro perché è una cantautrice, una pittrice. Poi ha anche l'umiltà di mettersi in gioco e di fare anche il laboratorio teatrale insieme a, ad altri, insomma, compagni di laboratorio che sicuramente non fanno gli artisti, fanno altro nella vita. Quindi questo gli va assolutamente riconosciuto. Sì. L'idea è appunto che Dorotea possa fare un omaggio a Milva, è una cosa che ci abbiamo, che ci stiamo, nel senso che appena è successo già avevo preventivato per il prossimo anno, perché non volevo assolutamente mettere Dorotea sotto pressione a, adesso, pure perché richiede appunto così gigante, richiede il tempo giusto. L'omaggio rivolto a Milva. Tra l'altro c'è anche una sorpresa, perché insomma stiamo con, già ho sentito un'altra figura artistica importante che il prossimo anno mi ha già dato conferma che anche lui parteciperà in questo omaggio a Milva, perché ci tengo tantissimo, perché è giusto non dimenticare la figura di questi artisti immensi che hanno reso l'Italia grande nel mondo. Cioè Milva è stata contemporaneamente cavaliere dell'ordine in Francia, in Germania, cioè ha avuto onorificenze da tutti, ma perché ha portato, ha cantato la Resistenza, ha portato compositori come Astor Piazzolla, Battiato, la poesia di Alda Merini, Brecht, cioè ha fatto una, io se andate a vedere i video degli spettacoli suoi su Brecht, vi mettete veramente le mani al cuore per la capacità che sapeva, sapeva diventare un'assassina, sapeva diventare una donna fragile, sapeva diventare Jenny, la puttana Jenny dell'opera da tre soldi, cioè riusciva a trasformarsi in qualsiasi cosa, veramente da rimanere a bocca aperta. E torno a dire che artisti così se ne contano veramente sulla mano nel mondo, non in Italia, nel mondo. Ed è giusto che noi portiamo avanti la memoria dei nostri artisti, perché noi dobbiamo essere fieri e orgogliosi. E infatti i Guitti si dovranno preparare, perché nei prossimi giorni saranno martoriati a studiare Milva, perché è giusto così. Infatti glielo dico adesso in conferenza, saranno contentissimi di sapere questo, che dovranno studiare un bel po' e vedere un po' di materiale visivo. Ti ringrazio ovviamente Procolo, che poi alle 22.30 ospiterai questo carrozzone nel dopo concerto, dove appunto accoglierai le istanze di questi viandanti dei loro, insomma, quindi poi saranno fatti tuoi, pure perché vengono tutti, quindi a te poi la capacità di gestirci da bravo direttore di circo, perché siamo un po', tu ci conosci benissimo, sai che siamo molto variopinti, ecco, quindi dovrai tenerci a bada, ma più che da direttore di circo, più che da direttore di circo, da pagliaccio, che è un ruolo che mi si addice molto di più, soprattutto all'idea. Beh, il clown è una figura nobile. Il clown è una figura nobile. Quindi pienamente d'accordo. Ricordiamo anche, me lo permetterai in questa conferenza stampa, all'appuntamento di venerdì prossimo dalle 22 su Radio CRT, perché certo. Radio CRT, che è comunque media partner importante di Guitti senza carrozzone, senza, diciamo, contratti, come ogni carrozzone che si rispetti senza le ruote, e avremo Salvatore Regalino che alla conduzione da quest'anno con tutti o buona parte del collettivo di Guitti senza carrozzone, proprio per avvicinarci al primo maggio, visto che è la sera prima, quindi grazie di tutto. Grazie a te Procolo per esserci, un ringraziamento al responsabile delle nostre comunicazioni, dell'U Arcuri, che è anche il mio braccio destro in questa realizzazione di questa follia culturale, al quale lo ringrazio veramente di cuore per, insomma, per esserci, nonostante i suoi numerosi impegni, giustamente lavorativi, che sono numerosi, però insomma lui c'è e questo è importante per noi, e, insomma, la sua presenza è di vitale importanza, quindi grazie Lello. Non so se tu hai domande da darmi, Lello, oppure possiamo, dimmi tu se possiamo chiudere questa conferenza stampa. Sì, possiamo andare avanti. Possiamo chiudere? Sì.
Perfetto, allora io vi ringrazio tutti per essere stati qui. L'appuntamento è da oggi pomeriggio dalle 15 su RT con questo esperimento dei ragazzi del laboratorio teatrale che ha titolo Question Time, questo TG satirico in previsione del nostro evento. E poi l'appuntamento venerdì sera su Radio CRT e sabato 1 maggio sulla nostra pagina dalle 10 del mattino fino a tarda sera vi terremo compagnia con questo manifesto di resistenza culturale. E poi tutti su Crotone in forma per un dopo teatro per i più coraggiosi. Grazie a tutti, viva il teatro comunque e dovunque.